Benvenuti allora a questo speciale Class NBC dagli studi di Londra di CNBC. Io dopo oggi il nostro gradito ospite Alessandro Chiarini, CEO di Tend Capital. Bentornato Alessandro, grazie per essere con noi. Cerchiamo di analizzare molti dati macro di questa estate che in realtà cominciano un pochino a preoccupare. Draghi è intervenuto da Jackson Hole dicendo basta austerity, bisogna andare avanti con le riforme, e molti hanno interpretato queste sue parole come un vicino intervento, che sia sui tassi o soprattutto sul quantitative easing. Facciamo un attimo un sunto di questi dati e cerchiamo di capire quando effettivamente agirà la Banca Centrale Europea. Effettivamente, Angela, abbiamo avuto un ritorno dalle vacanze estive con parecchie incertezze economiche e politiche. Abbiamo visto effettivamente una dicotomia per quanto riguarda i dati economici. Da un lato gli Stati Uniti che stanno andando abbastanza bene, invece l'Europa che sta andando dalla direzione opposta. All'interno dell'Europa stessa abbiamo anche qui una dicotomia tra i paesi core e i paesi periferici. Esatto, cerchiamo di analizzare allora proprio quello che succede. Per i paesi core comunque troviamo non tutti i paesi core, però per gli Stati Uniti troviamo un PIL che torna a crescere, addirittura abbiamo visto questo boom del 4,2% per quanto riguarda il PIL, che poi è stato confermato anche dalla seconda lettura rispetto al 4% precedente, un'America reduce da un meno 2,9% nel primo trimestre, quindi un grosso cambiamento c'è stato, ma per l'Europa c'è una situazione completamente diversa, sia per i paesi core che per i paesi periferici. Sì, è vero, allora se noi guardiamo gli Stati Uniti, come hai detto, dell'ultimo dato è stato abbastanza forte, infatti le nostre stime rimangono sempre tra l'1,8% e 2,2% per quanto riguarda il 2014 per la crescita del PIL americano e il 3% per quanto riguarda il 2015. Abbiamo visto anche che per quanto riguarda il dato della disoccupazione, che è un dato molto importante per quanto riguarda la politica monetaria della Fed, un avvicinamento al 6% di disoccupazione. La Yellen ha fatto dei commenti abbastanza accomodanti durante il convegno di Jackson Hole a Wyoming, dove ha detto che vorrebbe cercare di ancorare le aspettative di rialzi di tassi di interesse sull'inflazione dei salari, che è un dato più importante e che è più reale per quanto riguarda un rialzo eventuale dei tassi. Però l'America è pronta per alzare i tassi e questa è nettamente una storia diversa quando si guarda l'Europa. Esatto, per l'Europa infatti siamo ben lontani da questi livelli, abbiamo comunque livelli frazionali per quanto riguarda la crescita del PIL, abbiamo livelli negativi per quanto riguarda la crescita del PIL di alcuni dei paesi, tra questi bisogna dire l'Italia, perché è stato confermato questo calo dello 0,2% per esempio per il nostro paese, che sia a livello trimestrale che sia a livello annuale. Di conto abbiamo altri paesi per esempio come la Spagna che mostrano incrementi particolarmente consistenti, l'Irlanda con incrementi veramente ottimi, paesi che comunque in questo momento mostrano dicotomia anche guardando solo ai paesi periferici. Come mai? Sì, perché abbiamo da un lato dei paesi periferici, sono quelli che sono stati colpiti maggiormente da parte della recessione, dunque naturalmente stanno rimbalzando da numeri abbastanza bassi, dunque è normale che avremo dei rialzi più importanti che arrivano da questi paesi. È un po' più preoccupante quando troviamo i paesi core che invece sono in fase di rilento, perché abbiamo visto gli ultimi dati dalla Germania, anche dalla Francia, che sono dati negativi per quanto riguarda i dati trimestrali del PIL, però naturalmente ci sono dei fattori esogeni, dei fattori endogeni, specialmente la Germania, se noi vediamo che è un'economia basata molto sulle esportazioni, è stato molto sentito la guerra, comunque i fattori geopolitici hanno avuto un effetto negativo per quanto riguarda la Germania. Per noi rimane intatta la storia della crescita del PIL in Germania, secondo noi, e si vede specialmente per quanto riguarda i mercati obbligazionari, si crede comunque in una stabilità, una crescita continua da parte della Germania e dei paesi core. Esatto, allora crescita in questo caso, che saremo poi a vedere quello che succederà, però non è propedeutica alle mosse della Fed, così come lo è l'inflazione. Questi livelli di inflazione molto bassa, per l'Europa siamo allo 0,3%, abbiamo visto che per esempio l'Italia abbiamo comunque livelli di deflazione come accennato, e abbiamo comunque livelli molto molto bassi, in alcuni casi anche appunto negativi per quanto riguarda altri paesi del vecchio continente o della zona euro, comunque dovremmo dire. Cosa si può fare per combattere? Un intervento della BCE, come dicevamo, ci dovrà comunque essere. Cosa si può fare da parte anche dei singoli paesi però per effettivamente cambiare le cose? Draghi ha chiesto riforme, ma arriveranno e arriveranno?
faranno in tempo soprattutto? È un discorso che noi affrontiamo da parecchi mesi ormai, cioè la politica monetaria dà un aiuto ma non basta, naturalmente serve l'aiuto di ogni singolo paese, però la politica monetaria comunque è importante, rimane questo spettro della deflazione perché in quanto è un rischio abbastanza sentito visto gli ultimi dati inflattivi che sono usciti fuori, specialmente per quanto riguarda i paesi periferici, specialmente l'Italia, dunque preoccupa, mentre la diminuzione del livello dei prezzi può sembrare positivo per quanto riguarda il consumatore che paga meno il livello del servizio o comunque i beni, invece entra in un circolo vizioso dove spende meno in attesa che i prezzi calano ulteriormente. La congiuntura economica in Europa è stata negativa, l'abbiamo visto, c'è poca crescita in questo momento, abbiamo dovuto revisionare, specialmente in Italia abbiamo visto una revisione abbastanza importante del PIL per 2014, già con questa congiuntura economica negativa e con un calo dei prezzi comporta una riduzione dei profitti aziendali. E a quel punto le valutazioni delle aziende scendono e a quel punto in teoria dovrebbero scendere i mercati azionari, invece noi abbiamo visto l'opposto, mercati azionari a livelli molto positivi, a livelli molto alti, e questo è naturalmente un fattore del possibile intervento da parte di Draghi. Esatto, allora molto alti livelli, per esempio in America abbiamo mercati ai massimi storici da mesi, perché ormai sono mesi e mesi che si continuano a macinare i massimi, qui proprio sulle aspettative di un possibile intervento appunto da parte della Fed, però un intervento in questo caso è una direzione completamente diversa, non è che i mercati crescono perché si aspettano le mosse della Fed a rialzo ovviamente, però perché la Fed rimane comunque molto molto presente. Inutile ribadirlo, c'è una forte dicotomia tra BCE e Federal Reserve, sì. Però i mercati, guardando il mercato azionario in particolare, ma anche quello obbligazionario, ma ne parleremo casomai tra poco, come si stanno comportando in relazione a questa dicotomia, non solo rispetto a quella che è le aspettative di interventi delle banche centrali del paese, quindi mercati euro rispetto alla Banca Centrale Europea, mercati americani rispetto alla Fed? Draghi non è che è rimasto con le mani in mano, lui ha detto che lui ha strumenti, userà gli strumenti necessari per evitare una destabilizzazione dell'economia europea. Lui ha fatto ultimamente due interventi importanti, ha creato questo targeted LTRO per quanto riguarda l'emissione di liquidità per le piccole e medie imprese, dunque favorire i crediti delle piccole e medie imprese. Questo intervento è importante che inizierà a settembre e anche a dicembre, sono 1.000 miliardi di liquidità potenziale a cui possono attingere le banche, dunque questo è importante. Poi ricordiamo anche che il tasso overnight presso la Banca Centrale Europea è andato in tasso negativo, dunque tutto ciò per spronare più liquidità sul mercato. Ci sembra un po' prematuro pensare che lui possa fare degli acquisti sul mercato aperto in questo momento. Noi crediamo che se qualcosa viene annunciato verso la fine dell'anno, in attesa di vedere quanto è stata effettivamente utilizzata la liquidità del TLRO, e dunque probabilmente qualcosa nel primo trimestre. Ma questo è quanto sta scontando il mercato. La credenza è che comunque la Banca Centrale Europea, Draghi, entrerà fortemente, come ha fatto negli Stati Uniti, per spronare la crescita in Europa. Draghi l'ha detto, non basta, abbiamo bisogno di interventi singoli dei singoli paesi e ne abbiamo parlato anche in passato, l'Italia deve effettuare delle riforme strutturali, deve aumentare la flessibilità per quanto riguarda il mondo lavorativo, deve migliorare la burocrazia, deve ridurre le spese statali, deve migliorare la giustizia, queste sono tutte riforme importanti a cui deve pensare il governo italiano in questo momento. Il governo italiano, e non solo perché poi non si tratta solo d'Italia, ma forse soprattutto d'Italia in questo momento, Alessandro, però è anche vero che secondo molti la Banca Centrale Europea ha già agito comunque in ritardo, se dovesse arrivare un quantitative easing nei prossimi mesi non sarebbe comunque già molto in ritardo rispetto a quello che si sarebbe potuto fare invece magari agendo 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi fa? Beh, è naturalmente un intervento diverso rispetto a quello che ha fatto la Fed. Con il segno del poi è sempre facile dire che avrebbe dovuto fare un intervento più massiccio prima e con molto più liquidità. Ha fatto un discorso diverso, ha detto sì, diamo la possibilità di fare LTRO perché l'ha fatto in passato, però ha messo tutta una serie di misure restrittive e dunque tutto il discorso dell'austerity, specialmente nei riguardi dei paesi periferici, sono quelli che hanno subito di più la fase recessiva. Dunque lì ci sono delle incertezze politiche in quanto stiamo vedendo dei vari governi un possibile allentamento dei limiti che sono stati imposti per cercare di quadrare i bilanci, cosa che è uscito fuori anche come richiesta da parte dell'Italia, ma non solo l'Italia, anche la Spagna. Non solo l'Italia, sì, esatto. Sicuramente, sì. E se non ne ha bisogno solamente l'Italia. Una cosa, parlando però di mercato obbligazionario, stavo dicendo poco fa, abbiamo visto questo rallentamento forte degli spread, che non è tanto poi su quello che succede nel paese, perché anche in Italia abbiamo visto i minimi storici, e in Italia invece in questo momento abbiamo dei dati appunto
appunto non particolarmente buoni, che sia il PIL, l'inflazione, disoccupazione, vendite al dettaglio, eccetera. Però il rallentamento c'è stato. È più sull'aspettativa di riforme oppure sulle aspettative di una mossa della Banca Centrale Europea? Perché come dicevamo, comunque l'abbiamo visto poi su tutta la curva periferica, ma anche sui paesi coda. Se insomma pensiamo che comunque abbiamo intorno allo 0,8-0,9% un Bund tedesco, anche questi livelli forse erano impensabili fino a poco tempo fa, e stiamo parlando della Germania. Ma infatti il Bund ha raggiunto dei livelli mai visti, diciamo, nell'ambito dell'inizio dell'euro. A quel punto il Bund al 0,90% è veramente basso, con l'ultimo dato di inflazione che è uscito fuori al 0,8, siamo vicini a un tasso reale allo zero. Secondo me c'è stata già un'anticipazione delle politiche monetarie della Banca Centrale Europea, ancora da vedere per quanto riguarda le riforme. C'è stato un flight to quality, e in particolare per quanto riguarda il Bund, in quanto si favorisce un paese dove effettivamente c'è crescita per quanto riguarda il PIL, c'è anche un po' di inflazione, cosa che è destinata poi a crescere nel 2015, perché comunque anche le nostre stime per il 2015 è un ritorno alla crescita e dunque ritorno anche all'inflazione. Dunque vedremo un'inversione del trend con un Bund che invece inizierà a salire, e questa è la cosa a cui noi aspetteremo e cosa in cui noi crediamo e investiamo. Cosa potrebbe cambiare allora per quanto riguarda anche i vostri investimenti, considerando un altro tema però importante? L'euro sta rallentando da 1,40 dopo che è stato annunciato l'intervento comunque della BCE, l'abbiamo visto scendere piano piano, arrivare a 1,32, piano piano relativamente, perché è stato anche veloce comunque, no, come cambiamento. Come lo vediamo a questi livelli e quali sono gli investimenti che possono essere più significativi con un euro così? Beh, è molto importante questa dicotomia che abbiamo visto tra l'America e l'Europa, perché se abbiamo un'America che adotterà una politica di rialzo di tassi di interesse dal prossimo anno, a quel punto avrà dei rendimenti più alti rispetto all'Europa, e dunque ci sarà una naturale progressione di investimenti che si sposteranno dall'euro verso il dollaro, e anche qui c'è un'anticipazione a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. E questo è anche un target non annunciato da parte di Draghi, ma di cui Draghi è molto favorevole, in quanto con un indebolimento dell'euro abbiamo un rafforzamento di quei paesi che sono esportatori, e questo è importante. Abbiamo visto tutta una serie di profit warning uscendo fuori da varie società esportatori per via dell'euro forte, e dunque anche qui vedremo un'inversione di tendenza, dunque da favorire le società esportatori. Naturalmente l'interesse che abbiamo visto anche nell'ambito dell'M&A in Italia ultimamente si è focalizzato prettamente verso quei tipi di società. Ecco, allora quali sono i vostri consigli per quanto riguarda i prossimi mesi, da qua alla fine dell'anno, dove investire, su cosa investire? Da un lato, per quanto riguarda i mercati obbligazionari, noi siamo convinti che è il caso di investire in tassi variabili, perché naturalmente ci sarà in futuro un rialzo dei tassi, perché crediamo in un ritorno di crescita e un ritorno di inflazione. Naturalmente la progressione non è lineare, naturalmente avremo qualche balza, avremo qualche ritracciamento, perché non è mai un discorso lineare per quanto riguarda crescita o inflazione. Dunque tassi variabili a breve, potenzialmente, nel senso a medio breve per quanto riguarda i tassi variabili, e corporate, in particolare i finanziari, perché beneficeranno sempre dalla forbice dei tassi di interesse. Dunque questo è importante, anche i corporate sono importanti, i corporate finanziari per noi sono da investire. Quindi credete ancora nelle banche? Tra l'altro, parlando di obbligazionario, volevo segnalare questa importante novità degli ultimi giorni, l'ultimo periodo comunque, un livello per quanto riguarda il nostro decennale più basso di quello dei tassi americani, dei tassi anche britannici effettivamente. Vedo che qui c'è comunque un'aspettativa di rialzo dei tassi da parte della Fed e della Bank of England rispettivamente, però quanto può essere importante, anche forse solamente a livello proprio di feeling, a livello psicologico? I tassi bassi naturalmente favoriscono una pianificazione a lungo termine da parte delle imprese, dunque loro sono più disposti a fare investimenti. L'importante, come abbiamo parlato prima, è avere delle riforme strutturali o dei paesi che possono recepire questa liquidità, dove non si blocca perché c'è una burocrazia, ma perché può essere permeata e si allargisce in tutta la società, e per tutte le società che hanno questo credito, che possono poi fare assunzioni e investire a lungo termine, cosa che abbiamo visto in America e abbiamo visto anche in Inghilterra, dove effettivamente il fenomeno dell'occupazione è molto più flessibile rispetto all'Italia, per quello che c'è molta discussione sull'abolizione dell'articolo 18 per cercare di promuovere l'occupazione in Italia. Un dato di disoccupazione di 45% per i sotto 25 anni è un dato veramente negativo per l'Italia, dunque c'è bisogno di riforma, altrimenti le società non investono e non fanno programmazione e pianificazione a lungo termine. In una parola, arriveranno o meno queste riforme? Renzi per il momento delle difficoltà le sta trovando.
Ma è normale, non possiamo aspettare un cambiamento repentino, immediato, dopo 20 anni di mancanza di riforme. Abbiamo visto alcune possibilità, alcune richieste, alcuni piani, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, dunque siamo in un buon punto, un buon inizio, ma dobbiamo proseguire tutti insieme, tutto il governo insieme, per promuovere la crescita in Italia. Grazie Alessandro per essere stato con noi, Alessandro Chiarini, CEO di Tender Capital, grazie a voi per averci seguito in questo speciale Class CNBC dagli studi di Londra di CNBC Europe, ci vediamo ancora più tardi, a dopo.